Ehi, hey, ben trovati da Andrea Link 91 e bentornati su Snack World. Quindi, abbiamo concluso lo scorso capitolo con la presunta morte di Gobson ed oggi concluderò ovviamente il capitolo 7. Diamoci una mossa a finire sto gioco che fra un po' faccio quasi un anno, se no che l'ho cominciato. Accettiamo la missione principale, acciuffa l'assassino, quindi sì, effettivamente è stato ucciso Gobson. Però se siamo in 5 in squadra potremmo farcela, sperando che sto tizio meni. Qui ci siamo già stati, ci abbiamo affrontato il conte Dracula. Va bene, non dovrei avere troppa difficoltà. Trovata la strada. Bene, non mi mancherebbe molto per arrivare al livello 39. Però, bah, andiamo. Qui c'è il nemico. Chi sarà? Decapitato? Oh? Abbiamo circondato l'area! Esci con le mani alzate! Eh? Non c'è nessuno qui? Chi l'avrebbe detto? Ci siamo solo io e te. Beh, non sembra proprio che l'assassino sia qui. E se è lui? Siamo nel posto giusto? Idioti, certo che non c'è nessuno qui. Quelle testimonianze erano finte. Ora ti metterò fuori gioco e poi toccherà a tuo amico pelle e ossa, Valorosso. Chiunque si metta a ficcanasare negli affari del sultano si ritrova senza naso. È stato bello conoscerti, perdente. Ah sì? La metti su questo... piano? Cos'è che ti fa male a te, amichetto bello? Questo ti fa male? Non proprio, eh. Proviamo con la lancia? Non proprio la lancia, magari... Ah, o lancia o spada mi suggerisce... Quindi per forza questi? Va bene, io faccio il buff, mi faccio. Beh sì, ti piacerebbe colpirmi. Ui. Ah, ho l'incanto per curarmi, bene. Me l'ha fatto l'amichetto lì. Oh, eh sì però, io starei cambiando arma, tu devi stare... Devi aspettare, ho detto. Ah cavolo, qui l'attacco X ci vuole tempo a ricaricarsi con quest'arma. Va bene. Vabbè, ma questo non è un nemico di livello 38, raga. Andiamo. A meno che non c'è una seconda fase. Sì, si è rotta la giara. Però ora è di nuovo. Carica. Eh sì, ma faccio così secondo te io. Piccolo gamberetto. Dai su. Piccolo gamberetto, vedi questo? Dai. Ma lo sto beccando? Mi pare che non lo prendo, mi pare. Gli faccio poco. Ok, la giara qui si è ricaricata. No, non gli faccio l'attacco pesante perché sennò... Pesante, potente. Perché tanto oramai è andato. Ah, la giara è rotta? Ok. Non l'ho preso. Ah, è andato, bene. Missione completata? Oh! Allora era... Era così, eh? Tutto qui? Non ho usato neanche una cura. Sì, ho usato due buff per la potenza, ovviamente. Ma nessuna cura! Quindi prenderò una bella ricompensa ora con il tesoro. Nulla di che. Mi ha fatto il trappolozzo, eh? Non credevo che fossi così forte. Perché lo fai? Sì. Il mio lavoro è assicurarmi che nessuno si avvicini troppo al sultano. Ma sei più forte di quanto credessi. Se lo scopri Aceto sono un uomo morto. Possiamo far finta che tutto questo non sia mai successo?
Dammi tutte le informazioni che hai. D'accordo. O questo, o mi toccherà affrontare il sultano. Questo devono saperlo anche i vostri amici. Torniamo all'hotel. No, non ti fidare! Mai fidarti di un nemico, idiota. Detto cosa? Ma visto che mi hai risparmiato la vita, risparmierò la tua. Perché volti le spalle al nemico? Prima regola! No, Incredibile! la prima regola è non si parla del Fight Club, però Sultano la agisce. seconda, toh. No, forse neanche la seconda, però insomma, dai. Ho qualcosa da riferire, sultano. Non ricordo come parla questo. Gli ho fatto una voce a caso. Sì, Perdonatemi. balsamico. Oh, Mollusco è stato sconfitto da un esploratore di dungeon. Ora sta fuggendo. Sì. Un esploratore di dungeon. Sultano aceto. Sì, pare che qualcuno stia ficcando il naso facendo domande su di lei. Localizzo Mollusco e me ne occupo. Lascialo andare. Posso permettermi di perdere una pedina in questa manche. Non cambierà assolutamente il risultato della partita. Dopotutto, ora possiede il cuore del drago. Certamente, Vostra Molto Maestà. bene, sultano. Ebbè. Incredibile! Quindi alla fine era una trappola per catturare chiunque facesse domande su Aceto. Quel tizio non merita proprio un distintivo. Allora non abbiamo nessun indizio in più su chi ha ucciso Gabson? Ma allora è morto davvero? Povero Gabson, che brutto modo di andarsene! Non è la stessa cosa senza quel vecchio pallone da calcio intorno. Tu sta a vedere che mo si presenta, eh? Ecco, la polvere zombificante. Ottima idea, così lo riporteremo in vita! Come zombie, ve ne rendete conto? Sì, ma in fondo è già un mostro, no? Noteremo qualche differenza? Facciamolo! Guglie ghiacciose, stiamo arrivando! A presto, Link! Ok. Quindi ora vado in giro per conto mio. Vallo Rosso, vieni con me. Vediamo cos'altro riusciamo a scoprire su Aceto. Ah, non indovinerete mai! Quando mi sono svegliato mi sono ritrovato in un vicolo sul retro! Ma era Gobson! What? Allora, se era Gobson, devo fargli la voce particolare. Cosa c'è? Sembra che abbiate visto un fantasma. Sei vivo! Di cosa stai parlando? Certo che sono vivo. Sono in forma come un cavallo e potente come un diciottenne. Io ero più forte a 21 anni, ma... Allora, di chi è il cadavere nella tua stanza? Vaniglietta, come stai, mia cara? Senti un po'. I miei amici pensavano che fossi morto. Non è terribile? Anche un uomo grande e grosso scoppierebbe in lacrime. Ah, sì, dimenticavo. Prima ho portato nella tua stanza un goblin morto. L'ho trovato sulle scale, era in mezzo ai piedi. Beh. Cosa Di cosa diamine? sta parlando? Che cosa sta succedendo? Gobson. Hanno confuso un goblin morto per il loro vecchio amico? Ma cosa sono, ciechi? Mannaggia. Beh, ora che è tutto chiarito, ho delle questioni importanti da risolvere. Scusatemi. Ma non dovevamo andare a scoprire qualcosa su Aceto? Vedi, cerco di fermarlo, ma non mi sente. Vieni, Link, andiamo alle guglie ghiacciolose. Adesso ne dico quattro a quei mocesetti viziati. Devo andare alle guglie ghiacciolose, quindi? Cos? Ma perché? Che missione è? Ah, ma c'è il nemico! Siamo in quattro, anche stavolta. Le guglie ghiacciolose ci siamo già stati, non è un posto troppo ostico. Quindi, perfetto, faremo abbastanza in fretta ad arrivare. Provata la chiave, raga, e si va nel prossimo piano, che sarà anche l'ultimo, ovviamente. Ci ricarichiamo per benino. E affrontiamo il nemico. C'è una brutta aria qui. Ho una pessima sensazione al riguardo. Sì, Gobson, anch'io. La fiammerla. E certo, dopo la flambenice, che era un tacchino in fiamme, semplicemente, abbiamo la fiammerla. Ehi, ehi. Anche fiamme blu? Beh, bene. Ci vuole l'arco per colpirla.
cosa fa? Vediamo un po' l'arco, vai. Non le faccio molto male con l'arco, ma cavoli, ci sta facendo danni tutto spiano. Capisco che... aiuto. Ah, neanche tanto stavolta. Prima sì, perché adesso no? Ok, sì, senti tesoro, tu sei tanto bella, tanto cara. No, ok, forse l'ho presa, sì, l'ho presa. Qua. Non la sto prendendo, forse. Non lo so, raga. È difficile capirlo. Purtroppo se ti prendo... Oddio. Ma la sto colpendo un minimo? Eh sì, però tesoro, tu se mi prendi così... sei proprio buffo da cavolo. Ok. Scappa. Per un pelo sono arrivato proprio nel punto salvo. È fattibile, eh. Cavoli. No, cavoli, rompiamo quest'uovo. No. L'uovo. Maledizione, l'uovo. Ragazzi, io direi che abbiamo fatto, se tutto quanto va come deve andare. No, l'ultimo. Perfetto, vai, grande. Andiamo così. La prima volta mi è andata male perché non ho rotto l'uovo subito. Non l'ho rotto e quella ovviamente si è ricaricata. Siamo ancora confusi perché giustamente... Vuoi che non siamo confusi? Quando mai? Meglio di quanto mi aspettassi. Nessun punto esperienza purtroppo dai boss. Boh. Però almeno abbiamo finito questo capitolo. Oh. E abbiamo finito anche questo capitolo. Ma attenzione. Li abbiamo raggiunti finalmente. Hanno fatto un bel po' di strada per riportarmi in vita, no? Vediamo un po'. Posso quasi perdonare il loro comportamento offensivo di prima. Oh, Link, non pensavo che venissi con noi. Guarda un po', Link, abbiamo rianimato Gobson. Forte. È così bello che faccia di nuovo parte della gang. Quello è solo uno zombie. Che cosa stai dicendo? È Gobson! Chi altri potrebbe essere se non lui? Che idioti! Oh, ve ne siete accorti finalmente, era ora! Attenzione, Link, mostro, ore 6! Allontanati da lui! Che poi ore 6. 8. 9 al massimo. Spostati, lo metto KO con qualche magia! No, ragazzi, non è il mostro, questo è Gobson. Brutti imbecilli, vi fracasserò quelle vostre inutili teste! Inizio anche il prossimo capitolo, giusto per avere tempo di magari di finire qualche altra missione extra. Insomma, almeno posso allenare un po' il mio personaggio, volendo. Val, sei tornato! Hai scoperto qualcosa? Sì, l'ingresso al quartier generale del Sultano Aceto, la distilleria. Cosa hai scoperto come entrare? Come si fa? Fammi pensare. Per entrare nella distilleria senza essere scoperti... Deve essere davvero complicato, ma hai trovato un modo? Lo sta per dire. No, è impossibile. Uno non può semplicemente entrare nel covo di aceto. Non si può fare. Mi stai prendendo... Cielo, possiamo risparmiarci i preamboli la prossima volta? Che noia. Se Aceto continua con il suo piano di far risorgere Smorg, lo zombie dragone, siamo tutti spacciati. Ecco perché non possiamo lasciare che succeda. Maledizione, come facciamo a fermarlo? Capitolo 8. Il tempio budinista
Dai la cera, togli la cera. Ma sul serio? Metti la cera. Leva la cera. Karate Kid. Link! Si tratta di Piggy. È sparita. L'ho mandata fuori e non è più tornata. Ma se prima stava con voi. Ok, Chap, cerca di calmarti. Respira, Chap, respira. Ok, ok, sono calmo. Dunque, Piggy è saporita. Un momento, cosa? No, certo, come tiro a indovinare, sparita. Sul serio, quello lo chiami essere calmo? Già. Esatto, è sparita, volatilizzata, persa. Ho pensato, visto che è così piccola, potrebbe aiutarci a recuperare il cuore del drago. Perciò l'ho mandata alla distilleria. Ma è entrata un secolo fa e da allora non ho più avuto notizie di lei. Puoi aiutarmi a cercarla, Link? Certo. Andiamo! Grazie, Link. Fammi pensare. Allora, qual è il piano di preciso? Verremo localizzati all'istante se andremo a quartier generale del sultano Aceto tutti insieme. Hai ragione. Perciò direi che dobbiamo diventare tutti piccoli come Piggy, così potremo intrufolarci dentro. Ma qualche suggerimento pratico? No, non credo, entrare è impossibile. Ci sono i geni! Chap, tesoro, quelle rughe da preoccupazione ti resteranno per sempre, sai? Promettici un appuntamento, caro, e realizzeremo i tuoi sogni. Vuoi entrare in quel grosso edificio, vero? Potete farmi entrare davvero? Certo che riuscirò, certo che uscirò con voi se riuscirete a farlo. Le mie porte sono aperte, tesoro. Ok, va bene, non discuto i tuoi gusti. Allora ti aspetteremo quando partirai per la tua missione. Grandioso, grazie, siete fantastici. Geniale e favoloso. Io non credo che Chap abbia ben chiaro in mente cosa intendessero i geni per uscire. Ma lo vedremo magari nel prossimo episodio. Va bene, questo video termina qui ragazzi. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram e Discord. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!